Grazie dell'invito. Quando mi sono stato invitato mi sono chiesto cosa potessi dire io sull'autonomia territoriale, perché mi occupo di relazioni internazionali, per cui francamente era un tema un po' che mi sembrava ostico. Ho cercato di declinarlo quindi sulla base di quello che so io sostanzialmente. Faccio un piccolo salto all'indietro, cercando di ridefinire con voi che cos'è quest'ordine internazionale, molto sommariamente. Soprattutto vorrei mettere in evidenza la differenza tra l'ordine internazionale in cui noi pensiamo di continuare a vivere e la realtà dell'ordine internazionale come è stato trasformato negli ultimi 30 anni, che è uno degli elementi chiave, a mio avviso, per capire come mai qualunque discorso sull'ordine sia così vulnerabile oggi a chi propone alternative, diciamo, molto lontane da quelle che era appunto l'ordine liberale. Dico anche che quando parlo di ordine liberale intendo ordine liberale in senso molto ampio, in senso anglosassone, quindi potremmo dire in italiano, potremmo forse tradurlo come il grande compromesso, diciamo così, social-democratico, uscendo chiaramente dalle questioni relative alle sigle di partito, cosa che so non essere particolarmente agevole. Cos'era questo ordine liberale internazionale? Detto in una parola, era un liberalismo vincolato e quindi un capitalismo vincolato, quello che in inglese è stato definito tanti anni fa da John Ruggie l'embedded liberalism. C'è un'idea di mercato, un'idea di liberalismo consapevoli che devono gestire l'ordine economico, ma questo ordine economico ha finalità che lo trascendono in qualche modo. Quindi la consapevolezza di essere un'area tra altre aree. Era nato virtuosamente, diciamo così, nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, cercando di fare che cosa? Di ridurre sostanzialmente gli effetti di un sistema internazionale diviso in stati. C'era il riconoscimento che gli stati erano i pilastri dell'ordine internazionale, ma c'era altrettanto la consapevolezza che gli eccessi di sovranità, per usare un'espressione che in genere è utilizzata come quelli del mercato, gli eccessi di sovranità producessero conflitto. Questo fosse in qualche modo inevitabile perché lo Stato era stata effettivamente una istituzione di successo per addomesticare i lupi, per riprendere il vecchio Hobbes. Cioè per risolvere le questioni di violenza interna alla sintesi politica, non doveva affrontare il tema della violenza internazionale. La violenza più pericolosa era quella che i convenuti, diciamo così, in una società potevano mettere gli uni nei confronti degli altri. Era un modo per ridurre gli eccessi, se ci pensate, degli squilibri di potere all'interno di un gruppo sociale. Questo ha prodotto il perfezionamento, diciamo così, teorico e poi molto, molto dopo, nel corso dei secoli, il perfezionamento, diciamo così, pratico della sovranità, ma l'altra faccia della moneta era che entità politiche sovrane sono entità politiche che hanno il diritto, si arrogano il diritto, pensiamo alla sensibilità di allora, di risolvere le questioni anche con la guerra nel momento in cui gli interessi non sono componibili. In particolar modo in Europa, questo ha prodotto nel corso del Novecento due guerre mondiali nel corso di 20 anni. Quindi l'idea era come si tengono a bada gli eccessi della sovranità, evidentemente non abolendo gli stati, perché senza stati non c'è sistema internazionale. Senza stati, nell'illusione di risolvere la violenza internazionale, si apre lo spazio alla violenza domestica, attuata in forme più o meno plateali. Quindi l'idea era costruire un grande mercato internazionale per tenere a bada la sovranità degli stati. Perché un mercato internazionale? Perché l'idea era che se più persone avessero in questo senso molto liberale, quasi kantiana, se più individui avessero avuto interesse a migliorare la propria condizione socio-economica attraverso gli scambi tra le singole comunità politiche, ci sarebbero stati più azionisti per la pace. Adesso la dico un po' a mia retorica, ma abbiamo 20 minuti per cui dovrò fare una serie di passaggi tagliati con l'accetta. Non argomenterò quello che posso, ma non più di tanto. Però siccome si veniva dalla crisi del 29, questa concezione è scolpita nella Carta Atlantica, by the way, una copia della quale l'ex primo ministro britannico, o meglio, il primo ministro dimissionario della Gran Bretagna, del Regno Unito, ha regalato al presidente Trump. Questa
Questa cosa era scolpita nella carta atlantica che nel 1941 Churchill e Roosevelt, diciamo così, stilarono di fronte a Terranova. Come fare? Si veniva però appunto dalla crisi del 29, per cui non c'era nessuna idea che il mercato si autoregolasse, anzi, c'era la percezione che i mercati finanziari non si autoregolano per definizione, e quindi bisognasse tenere a bada gli eccessi di mercato con gli stati, con la sovranità degli stati. Imbrigliare. È un meccanismo semplice, un checks and balance, cioè molto anglosassone in molti aspetti. Però come fare a questo punto, come si fa a portare questa sovranità a cooperare e non a confliggere? Come si fa a incanalare questi eccessi in maniera virtuosa? Attraverso la costruzione di istituzioni internazionali. Lo schema è semplicemente questo. Sovranità degli stati, mercato internazionale, strutture di istituzioni internazionali che consentisse di abbattere il dilemma della sicurezza cosiddetto, cioè la diffidenza reciproca. In tutto questo c'era un problema più di lungo periodo, c'era la consapevolezza che le istituzioni liberali, ancora una volta in senso lato, sia politiche che economiche, non erano popolari. Quindi bisognava rendere popolari le istituzioni politiche ed economiche, quindi la democrazia rappresentativa e il mercato. E per fare questo bisognava includere, e l'inclusione significava una cosa sola, evitare che le enormi diseguaglianze socio-economiche rendessero inutilizzabili i diritti politici, l'uguaglianza politica, semplice. Quindi un'agenda di riduzione sistematica delle diseguaglianze socio-economiche, perché includere voleva dire includere le classi subalterne. Detto anche qui molto brutalmente, costruire un ceto medio come spina dorsale del sistema politico-democratico post-bellico e spina dorsale del sistema economico post-bellico. Questa cosa è durata grosso modo fino all'inizio degli anni 70, quando una serie di cose, sulla quale non mi dilungo perché se no non riesco a arrivare sull'attualità, che mi perdo poi sempre nella ricostruzione del passato, shock economici, cambiamenti culturali, reazioni ideologiche, quindi il neoconservatorismo, il neoliberalismo e andando avanti, via discorrendo, provocarono che cosa? Un'idea completamente diversa, non più un embedded liberalismo, un embedded capitalism, ma il mercato come istituzione totale. Istituzione totale. Questo è il punto. Non è che il mercato sia bello, brutto, cioè non stiamo discutendo, io perlomeno. Da un punto di vista esterno, una logica, diciamo così, liberale in senso ampio. Ma capite che dal mercato vincolato, consapevole della sua limitatezza in un orizzonte sociale più ampio, a un mercato come istituzione totale, cambia tutto. E questo è quello che ha prodotto un cambiamento all'interno dell'ordine in cui viviamo, che non è più l'ordine liberale internazionale, come lo definiamo noi internazionalisti, ma in realtà è un ordine neoliberale globale, che ha iniziato a rendere sostanzialmente impossibile questo meccanismo di compensazione reciproca tra stati sovrani e mercati, diciamo così, aperti. Perché, e questa è la questione secondo me, perché oggi cosa ha a che fare questo con l'autonomia funzionale? Adesso qui bisogna fare il triplo tuffo carpiato. In realtà cosa ha a che fare questo con ciò di cui stiamo discutendo? Che se ci pensate, questa questione, questo passaggio, tocca due questioni, due cose fondamentalmente. Uno è la sovranità intesa come, da un lato, ordinamento giuridico, quindi il fatto che le norme democratiche e costituzionali, perché il punto è che la grande trasformazione della seconda parte del Novecento è stata, capite bene, la costruzione di una forza politica democratica sotto alle istituzioni della rule of law tipicamente liberali. Era quello il cambiamento, era la sovranità cambiava completamente, cambiava nei fatti, perché era una sovranità inclusiva, che dava forza alle leggi, dava la forza del numero ed evitava che, no? Il sistema potesse vacillare. L'esperienza storica, del resto, fin dalla costituzione iniziale dei singoli stati liberali, era la paura della rivoluzione. E poi, quando le borghesie avevano paura della rivoluzione, lo stato di diritto c'era, ma era avvertito fragile, perché non includeva. Questo
Quindi la questione centrale di andare a smontare questo meccanismo costruito nel 41, non a caso, cioè a fronte di una serie di problemi più contingenti, per così dire, due guerre mondiali e più di lungo periodo, la necessità di evolvere lo Stato liberale borghese, beh, questa questione tocca proprio la sovranità, ma la sovranità intesa come democratica, perché quella è, e tocca la questione del leadership, politica sull'economia. Parlo di leadership e non di controllo, perché controllo evoca subito una relazione di potere immediatamente, che è ovvio che c'è una relazione di potere, c'è in tutte le cose, ma nella concezione dello Stato democratico uscito dal secondo conflitto mondiale non stiamo parlando di una economia dirigistica, ma stiamo parlando di un'economia in cui, di un sistema sociale in cui le grandi scelte economiche vengono assunte nell'ambito politico. Non sulla base di un astratto primato della politica, ma sulla base di un principio molto concreto, che contare le teste attaccate ai colli piuttosto che fare prove di forza in cui conti le teste nel cestino, una volta che le tagliate, è più pratico sostanzialmente, consolida il sistema, lo rafforza, lo rende più efficace. Allora, una questione importante è che oggi, nel momento in cui la sovranità degli stati viene ritenuta una cosa residuale del passato, e con questa necessariamente si ritiene residuale tutto quello che la sovranità comporta, compreso la leadership politica sulle decisioni economiche. E la leadership politica sulle decisioni economiche in un sistema democratico è un sistema livellatore in qualche modo, perché i voti si contano. E la differenza di potere economico non è rilevante, e questo lo diceva già Tocqueville, cioè non è che sia un pericoloso sovversivo, no? Cioè, la democrazia è un sistema nel quale le differenze di potere, di posizionamento socio-economico non interferiscono con le scelte politiche e si manifestano apertamente. L'altra dimensione che tocca questa questione del passaggio da un ordine liberale fondato su stati, sovranità e mercati aperti è quella dello spazio del territorio come spazio politico. Il territorio come spazio politico, che vuol dire uno spazio politico non chiuso nel nome di chissà quale identità fissata nella pietra ai tempi di Tutankhamen, ma uno spazio politico definito in cui si può raccogliere un popolo, ovvero un soggetto politico, un popolo, passaggio dalla plebe indifferenziata al popolo. Mettere in discussione il territorio vuol dire non avere più un posto in cui questa decisione, questo spazio politico può esistere, sia in termini di capacità di influire, sia in termini di capacità di ricevere. Allora, cos'è questo federalismo differenziato, visto da un non studioso di, come si chiama, di partizione amministrativa o di questo genere? È una ridefinizione del territorio ed è una ridefinizione del popolo, sostanzialmente. Allora, quello che io mi chiedo, e chiedo a voi, e mi avvio alla conclusione, perché penso di essere a 5 minuti alla fine, no? C'ho tempo. Ne prendo 7, 8. La questione che dobbiamo chiederci è, ma l'idea di differenziare uno Stato regionale come il nostro, che già gode di una serie di autonomie, l'idea di differenziare ulteriormente, quanto è utile rispetto ad alcuni temi, che sono quelli oggi in discussione, secondo me, rispetto alla politica, e che esprimono il disagio rispetto al presente della politica? Ed è un disagio in cui, se ci fate caso, alcuni escono guardando all'indietro e alcuni altri escono guardando molto in avanti, no? Se potessimo dirla alla brutta, e contrapporre il successo dei gruppi, dei partiti verdi in Europa, il successo dei partiti identitari in Europa, in posti diversi, e non sempre in posti diversi, pensate alla Germania, la differenza è che c'è un disagio che esprime un ritorno a un passato che non scolpito, appunto, si esce dal presente che non ci piace guardando indietro, volendo tornare a, oppure si esce dal disagio saltando in avanti, cioè guardando alle sfide più. Evidentemente però nessuno è particolarmente soddisfatto del presente, la crisi dei partiti socialdemocratici dice lunga su questo. Allora, rispetto ai temi che sono in discussione oggi, in che modo questa ridefinizione dello spazio politico nazionale in autonomie differenziate ci dà una mano?
se la principale questione è la rottura del compromesso sociale tra capitale e lavoro. Questo ci dà un contributo, cioè costruire regioni più autonome all'interno del paese è una leva forte per rispondere, per affrontare meglio il tema della rottura del patto sociale tra capitale e lavoro, o è debole? Se la questione importante oggi è la lotta alla diseguaglianza, costruire un sistema istituzionale in cui le diseguaglianze territoriali tra regioni e regioni vengono addirittura fissate, ci dà un contributo a lottare contro la diseguaglianza? E non lo dico in senso umanistico, cioè proprio in senso idraulico direi quasi, no? Se quello è il problema, vediamo se questo tubo, no? Cioè, c'ha il diametro giusto o non c'ha il diametro giusto. E a me sembra che non ce l'abbia sostanzialmente, no? Mi sembra, ecco, per alcuni aspetti, mi sembra una follia non diversa dall'aver inserito in Costituzione la storia del vincolo di bilancio. Prendo un dato, che è un rapporto momentaneo. In questi ultimi X anni alcune regioni sono state più ricche, più forti, meglio piazzate nella catena del valore di altre, e lo fisso in un ordinamento costituzionale, che dovrebbe essere quello che invece meno tocco, meglio è. Gli Stati Uniti, con tutti i loro difetti, hanno una quindicina di emendamenti in Costituzione, 250 anni che c'è la stessa Costituzione. Quindi, l'idea di fare dei cambiamenti così, francamente. Terza questione che vi pongo, cioè, ma rispetto a questioni di natura persino transnazionale, la questione dell'ambiente, la questione delle migrazioni, ma sottodimensionarsi, cioè spostare verso il basso un supposto pallino della decisione, ci aiuta? Se il problema è trovare, ricostituire oggi quella convergenza tra gli interessi nazionali degli stati, che è l'unico modo per rivitalizzare istituzioni internazionali, da un lato, mettere queste istituzioni più in asse con quelli che sono i desiderata politici dei popoli che compongono il mondo, dall'altro, e fare in modo che queste cose vadano nella direzione di affrontare temi che prescindono le constituencies elettorali. Dare più peso a sotto-constituencies ci aiuta o rende le cose ancora più complicate? Così, a occhio, a me sembrerebbe il contrario. Allora, io dico solo, mi sembra che acuiscano una serie di difficoltà e problemi e che semmai costituiscono dei simulacri. Dei simulacri perché ci danno l'illusione di poter contare di più, ma nella realtà potendo contare sempre di meno. Non mi pare che sia più facile controllare o provare a modificare alcune dinamiche economiche e politiche globali trincerandosi all'interno di un territorio che per una serie di circostanze storiche ha avuto, diciamo così, alcuni vantaggi piuttosto che alcuni rispetto ad altri che ne hanno avuti di meno. E mi sembra che tra l'altro questa cosa finirà per esasperare le due grandi, diciamo così, tendenze politiche che non a caso si sono prodotte in questi ultimi 25-30 anni, anche 35 ormai. Da un lato una spinta tecnocratica gigantesca che ha sfigurato la democrazia e che quindi ha reso ha fatto sì che quello che i cittadini desiderano non riesca mai a prodursi. No, la tecnocrazia ha sottratto le questioni più importanti dalla decisione politica. Pensate alla crisi dell'Europa, e se pensate alla crisi dell'Europa, la questione è molto semplice. Le persone ritengono che la democrazia funzioni quando, votando, cambiano le politiche. Se votando le politiche non cambiano, le persone pensano che votare non serve a niente. Allora, è chiaro che se io, in alcuni casi, non ho possibilità neanche di cambiare i governi, come nel caso dell'Unione Europea, perché è un'istituzione di secondo livello, per cui dobbiamo smettere di pensare che è uno Stato federale. Ma quando nemmeno a livello di Stati nazionali, cambiando i governi, di fatto cambiano le politiche, anche se magari cambiano un sacco di chiacchiere, come nell'ultimo anno, capite bene che... perché le persone dovrebbero avere fiducia nel sistema elettorale? Cioè, perché dovrebbero tornare a credere in quello in cui
in quella costruzione del liberalismo embedded, del capitalismo embedded, che è stata la grande costruzione del secondo dopoguerra. E la tecnocrazia è stata una costante e continua a essere ancora una costante anche oggi. Ma dall'altra parte, come effetto, diciamo così, di compensazione per alcuni aspetti, la spinta populista. La spinta populista che non ha in mente un soggetto politico, ma ha in mente un simulacro, un popolo immaginato come il popolo unitario, a prescindere da tutto, quello che io chiaramente, investito da Dio, rappresento anche perché padre naturale di 60 milioni di pirla, no? Che impedisce sostanzialmente la lettura delle relazioni all'interno di questo soggetto politico che è il popolo, cioè che ci fa dimenticare che il popolo è un soggetto costituzionale, non è un soggetto politico in quel senso. Il popolo per definizione viene rappresentato da una pluralità di attori in un sistema pluralistico e nessuno può intitolarsi la rappresentanza del popolo. Quindi capite che da un lato c'è chi nega che il popolo esista, perché gli sottrae competenza per le decisioni più importanti, dall'altra c'è chi il popolo lo evoca semplicemente per legittimare una posizione politica all'interno di un sistema, diciamo così, costituzionale. Queste due cose sono state alimentate proprio da questo trapasso dal sistema liberale al sistema, dall'ordine liberale internazionale all'ordine neoliberale globale. Ecco perché io penso che, e concludo, la questione della differenziazione territoriale, della differenziazione tra tipi di regione, poteri, eccetera, sia una cosa devastante, perché non ci consente né di recuperare sul tema dell'uguaglianza, né di recuperare sul tema dei rapporti tra capitale e lavoro, né di recuperare sul tema di una sovranità rispetto a interessi economici costituiti che sono importanti, né di darci una chance di avvicinarci verso una convergenza di interessi nazionali rispetto a sfide che trascendono, diciamo così, la pur comunque necessaria delimitazione in tante singole comunità politiche che possono essere aperte quanto vogliamo, ma devono restare definite. Avere confini non vuol dire avere muri. Quando parliamo di sovranità, di cittadinanza, e concludo, parliamo sempre comunque di sovranità, cittadinanza costituzionalmente definita. Perché a chi evoca l'appartenenza storica a popoli, dovremmo ricordare che i popoli che vengono evocati erano plebi, perché in quei sistemi che vengono evocati il popolo come soggetto politico non esisteva, come soggetto politico costituzionale. Perché il popolo inizia a esistere con le costituzioni che trasformano i sudditi in cittadini e quindi in azionisti di quel soggetto costituzionale che è il popolo. Ecco perché mi sembra che anche da un punto di vista, diciamo così, molto lontano dai singoli elementi del dibattito nazionale, della politica nazionale, questa questione assume una rilevanza determinante perché contribuisce a rinforzare, ad allontanarci dalla possibilità di tornare a un ordine che sia più giusto e quindi possa godere di maggiore fiducia. Il nostro problema principale è lottare per una equità che consenta il recupero di fiducia nelle istituzioni e non il contrario. Grazie per l'attenzione.